Va in archivio, con un bilancio straordinariamente positivo, la 15ª edizione dello Sportivo dell'Anno, manifestazione di chiusura della stagione sportiva senigalliese organizzata dall'Agenzia Nero su Bianco con il patrocinio del Comune di Senigallia, dell'Unione Stampa Sportiva Marchigiana e il sostegno di Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo. Al Foro Annonario hanno fatto tappa come da tradizione alcuni grandi protagonisti dello sport italiano che hanno richiamato un pubblico numeroso e qualificato. Una quinta incredibile e anche il messaggio. Professionisti e campioni che sono persone semplici, che si sono relazionate con la città, si sono messi a disposizione dando esempi di qualità, esempi di vita e anche qualche bel segno di speranza. Tra i personaggi di primo piano del panorama sportivo nazionale è salito sul palco senigallese un altro grande campione di pallavolo. Dopo la partecipazione nel 2011 e nel 2012 dei protagonisti, nella generazione di fenomeni dell'Ital Volley Samuele Papi e Andrea Lucchetta, ancora grazie alla collaborazione del giornalista del Corriere dello Sport Adelio Pristelli, questa edizione dello Sportivo dell'Anno ha ospitato Giacomo Jack Sintini, fresco campione d'Italia del volley con la maglia di Trento e nominato miglior giocatore della finalissima. Della sua recente storia personale, è tornato in campo un anno fa dopo aver sconfitto un linfoma, il pubblico è rimasto molto colpito, tanto che, al momento del suo ingresso, si è alzato spontaneamente in piedi e gli ha tributato un lungo e sentito applauso. Ero veramente in condizioni difficili, c'erano tante probabilità che le cose potessero andare male, invece non è andata così. Sono contento perché adesso avere questa opportunità di continuare a giocare a questo livello, come dici giustamente, mi dà la possibilità di parlare di questo problema a moltissime persone, di fare vedere a tante persone che insomma, non necessariamente la parola cancro vuol dire morte, vuol dire fine, ma si può tornare a stare bene, si può tornare a fare quello che si faceva prima e anche meglio di prima, perché io mi sento molto meglio di quello che stavo prima di la malattia. Un'ovazione ha quindi accolto Evaristo Beccalossi, uno dei calciatori più amati dell'Inter e da tutti i tifosi in generale per i suoi colpi di classe da grande numero 10. Protagonista tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Beccalossi ha vinto con i nerazzurri uno scudetto, un mondialito e una Coppa Italia. Si va in giro, si parla sempre volentieri, ma non ho inventato niente perché io vengo da una famiglia di operai, mio padre mi ha sempre insegnato grande umiltà, di gioire quando ci sono le cose belle, di soffrire quando ci sono le cose brutte, fa parte della vita. Porto solo l'esperienza e la fortuna di aver fatto qualche anno giocatore professionista in una grande squadra come l'Inter, divertendomi anche tanto. Tra gli ospiti di prestigio allo Sportivo dell'Anno anche una grande firma, quella di Fabrizio Maffei, storico giornalista, conduttore di 90° minuto e poi direttore di Rai Sport, che attualmente ricopre l'importante incarico di responsabile delle relazioni esterne della Rai. Questa città che mi appartiene perché ho un ricordo indelebile di Senigallia. Io qui ho fatto il mio primo bagno a mare, della mia vita intendo dire, senza l'ausilio di braccioli o di ciambelle. Questo ricordo lo condivido con Senigallia. E poi capita di tornare a Senigallia e trovarsi dietro la maglia originale della Lazio. Incredibilmente, anche questa è un'altra sorpresa, insomma, essere circondato da alcune maglie di gioco, di campioni importanti, ma c'è anche insomma la squadra, la prima squadra della capitale, quella che ha vinto recentemente, non so se lo sapete, la Coppa Italia nel derby, alzando la coppa in faccia, come si dice, a quelli dell'altra sponda. Non poteva mancare un campione olimpico. Dopo le partecipazioni nelle edizioni passate di Lucia Morico e Giovanna Trillini, stavolta è salito sul palco senigallese Massimo Fabrizi, il marchigiano che ci ha regalato una splendida medaglia d'argento nel tiro al piattello alle Olimpiadi di Londra 2012. L'emozione sicuramente era molto alta quando mi hanno detto che dovevo partecipare alle Olimpiadi. Poi l'emozione ancora è stata graduale quando è iniziata la gara, perché per me era la mia prima esperienza e è stata più che emozione, è stata paura e tensione. Poi quando sono arrivato lì ho cercato di dare tutto me stesso e quando arriva una medaglia poi alle Olimpiadi sicuramente ho provato a vincere l'oro e questa volta è stato più bravo il mio avversario.
Gli ospiti, a loro agio sulle poltroncine in materiale ecologico messe a disposizione dalla Box Marche, hanno dato vita a un talk show interessante di spessore. Un dibattito suddiviso in diverse parti e introdotto da momenti di spettacolo di danza sportiva con l'esibizione delle ragazze senegalesi che hanno dominato la finale nazionale di Bologna della Olimpiade della Danza, quelle della Mercantini, che hanno vinto tra le scuole medie, e dei licei Perticari e Medi, rispettivamente seconde e prime classificate tra le scuole superiori. La coreografia, preparata dall'insegnante del Nirvana, Giorgia De Miglio, presentata a Bologna dal liceo medio riproposta a Senigallia, ha colpito per combinazione di stili di danza, hip hop, breakdance e danza classica, per la velocità e per la precisione. Consensi e tanti applausi anche per le esibizioni preparate da Planet Fitness delle scuole Mercantini e Perticari. Davvero straordinario il lavoro dei coreografi Alessandra Giommi, Lara Mandolini, Benedetta Gandini, del direttore artistico Tony Rollo, e apprezzatissima l'interpretazione della musica di Harry Potter nell'esibizione del Perticari. Il momento clou delle numerose premiazioni coordinate dalla maestra di cerimonia Tunde Stift è stato quello con il primo classificato Roberto Paradisi. Abbiamo dimostrato che una piccola società può in pochi anni creare un grandissimo progetto, arrivare alla massima serie regionale con le proprie ragazzine del proprio vivaio che sono cresciute con noi, spendere pochissimo, quindi senza finanziamenti, non abbiamo nulla da prendere da altre sodalizi magari più in alto di noi. Noi da oggi guardiamo a livello nazionale. Una stagione indimenticabile per il coach dell'US Pallavolo Senigallia, che ha anche ottenuto con la squadra di volley femminile, presente con lui sul palco, la promozione in Serie C. Riviviamo con alcuni secondi di cronaca quel momento esaltante. Difendiamo e ricostruiamo. Caterina Morgatti! E andiamo in Serie C! La Dea Gourmet in Serie C! L'attacco vincente di Caterina Morgatti! Oltre a Paradisi, sono stati premiati altri atleti locali. Secondo classificato è risultato Federico Savelli, cestista della Golden Gas e capitano della formazione Under 19, che a Gorizia ha conquistato il titolo nazionale di categoria. Anche in questo caso era presente tutto il team con lo scudetto già cucito sul petto. Grande momento anche per il terzo classificato, Jacopo Moscatelli, il portiere della Vigor, protagonista di un'ottima stagione e con tante richieste importanti per la sua carriera. I premi per gli sportivi junior sono andati alla coppia dei Lauda Sincro, Letizia Cicetti e Giada Gigli, seconde alle fasi eliminatorie e quinte alle fasi finali ai nazionali di nuoto sincronizzato a Civitavecchia. Ottimi anche i risultati di squadra con le compagne Martina Manoni, Alessandra Gresta e Susanna Perini. Altro premio junior a Marco Bailetti del Badminton Senigallia per il primo posto nelle classifiche nazionali, categoria Under Serie D5 Emilie Marche, e per essere rientrato nella lista dei 32 Under 13 che hanno partecipato ai campionati italiani di Milano. I premi alla carriera sono stati consegnati a Marco Minardi, storico segretario della Vigor, e di altre importanti società calcistiche di tutta Italia per 40 anni di carriera nel mondo del calcio, iniziata nel 1973 proprio alla Vigor Senigallia. Nel 2006 il ritorno nelle Marche, prima all'Ancona e poi al Fano. E a Vittorio De Salzi per essersi distinto prima come atleta e poi come dirigente nel mondo del nuoto ed essere stato vincitore di innumerevoli trofei master, partendo dagli over 35 fino agli attuali over 65. Premiata anche la società sportiva più amata, il Sena Rugby, eletta tramite un sondaggio online sul portale viversenigallia.it. Il presidente Walter De Felice ha ritirato il premio accompagnato dallo staff e da rappresentanze del Sena Cricket di tre scuole senigallesi, Panzini, Fagnani e Mercantini, che hanno partecipato ai giochi studenteschi tutorate dalla società. All'evento erano presenti anche i rappresentanti di due tifoserie calcistiche gemellate, Lazio e Inter. D'altra parte, l'occasione era ghiotta perché tra i big presenti sul palco, Fabrizio Maffei ed Evaristo Beccalossi rappresentano un riferimento straordinario per le tifoserie laziali e interiste. A entrambi, nel primo caso grazie alla partecipazione del Lazio Club Pesaro guidato dal presidente Stefano Mattogno e da un nutrito numero di iscritti, tra i quali il comandante del reparto mobile della Polizia di Senigallia, Antonio Adornato, e nel secondo caso, grazie a un gruppo di storici tifosi nerazzurri condotti dal presidente del Panatron Senigallia Paolo Pizzi, sono stati consegnati riconoscimenti. Nello specifico, una maglia del 1927, quando a Corropoli nasceva la Roma e la Lazio era già una realtà di prestigio, e una targa personalizzata con dedica in stile nerazzurro. Altro momento di spettacolo, un'esibizione delle ginnaste della Polisportiva Senigallia con il Giro d'Italia tratto dal saggio di fine anno, attraverso il quale il gruppo agonistico ha rappresentato il merito
meridione ed eseguito un esercizio a corpo libero su musiche tipiche del sud come tarantella e pizzica. L'evento ha anche proposto una estrazione organizzata dal Panatron, i cui proventi andranno in beneficenza per la Culla della Vita in costruzione presso il monastero delle monache benedettine, con in palio maglie autentiche autografate dei campioni dello sport, tra le quali Del Piero, Totti, Rocchi, Ogbonna, Bianchi, Birarelli. A Senigallia ha tanti campioni, tanti professionisti e grandi esempi di vita come questa sera. Poi c'è anche lo sport fatto delle nostre società, del nostro impegno e dei nostri campioni. Agli ospiti sono state consegnate opere realizzate dall'arte director dello sportivo dell'anno Giuliano De Minicis di una serie dal titolo La luce attraverso, titolo emblematico a testimonianza del fatto che i campioni presenti all'evento rappresentano la luce attraverso la quale abbiamo visto con più passione ed emozione diversi scenari dello sport. Consegnato anche un dono del Comune di Senigallia, un volume su un'opera preziosa, La Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Date una grande dimostrazione invitando e soprattutto facendo venire delle grandi personalità del mondo dello sport, ma soprattutto dei grandi maestri di vita, e questo credo che sia molto importante. La kermesse, apprezzata anche dal punto di vista scenografico grazie al lavoro della Top Service per la gestione di audio, video e luce della RT di Raniero Tarsi, che ha trasmesso la diretta video su maxi schermo, ha richiamato un pubblico numerosissimo, soddisfacendo pienamente le aspettative dello sponsor della serata, la BCC di Corinaldo, che ha sempre sostenuto questa manifestazione. Ormai abbiamo sposato questa manifestazione e quindi ogni anno siamo qua presenti, anche se il momento non era tanto opportuno, però le promesse che abbiamo fatto l'abbiamo voluto mantenere. Ancora tanti ospiti di prestigio, poi insomma per un'intervista verrebbe Calossi. Sì, è stata una grande soddisfazione, appunto, come interista effettivamente c'è dei grandi numeri. Noi diciamo sempre che specialmente in questa manifestazione non siamo sponsor, perché lo sponsor dà un qualcosa che di solito si richiede alle banche o attività commerciali e li finisce. Noi ormai sono tanti anni dall'inizio che siamo con voi, la manifestazione è andata crescendo e ci sentiamo partner, condividiamo con voi durante l'anno, parliamo per vedere come possiamo migliorarla. Al live della serata hanno lavorato gli operatori Nicolai Petrei e Maurizio Agnesi, grafica a cura di Osvaldo Moschini, musiche e apporti audio con il DJ Alberto Olivieri, fotografo ufficiale Nevio Arcangeli.